anche trovato sul vostro cellulare. Quando abbiamo scelto è un cuore nuovo, lo sappiamo tutti, quindi lo possiamo cantare tutti quanti. Ti darò un cuore nuovo, popolo mio. Sì.
restituiscono condividendolo con gli altri, perché è così che si costruisce la comunità. Voi vedete? Si converte
dobbiamo, con il vostro parroco, bisogna cominciare a far venire fuori tessuto evangelico, fatto di esperienze concrete, piccole se volete, che risolvono, che danno una risposta alle situazioni che abbiamo. Ma non esiste, anzi non esiste la comunità dove io vado, ascolto, partecipo, me ne scappo subito, non devo incontrare gli altri, perché con Dio ci sto bene, ma con gli altri mi dà fastidio. È tutta un'altra cosa, la stessa cosa sul periodo che noi celebriamo. Tutte le celebrazioni della scuola dicono questo, però tutti veniamo per avere la benedizione, prendere questi per la sera, baciare qua, baciare là, commuoverci per diventare interessante, però come ne vanno i fatti miei? Allora, l'Eucaristia viene, abbiamo avuto modo con quei due o tre incontri di parlare, l'Eucaristia avete visto quanto è impegnativo, ma abbiamo solo toccato. L'Eucaristia viene spirita in qualche modo, e la parola di Dio me la applica come meglio posso fare io, in modo che non mi dia troppo fastidio, e poi scappo e con gli altri ci vediamo domenica prossima. Così non si può costruire una comunità, così non è una comunità. E siamo ancora in una stazione che distribuisce servizi. Io ho bisogno di una benedizione sulla fronte, io ho bisogno di avere un po' di pace dentro, di fare la comunione, io ho bisogno di stare io alla Madonna e vado al santuarietto, mentre la si sta celebrando le Eucaristie, cioè è un fatto personale, come quando vai al negozio, nessuno ti dice niente, tu prendi quello che devi, paghi, sei contento e te ne vai. Non è così, non è così, perché Gesù Cristo ci ha detto e ci sta dicendo fortemente che il cristianesimo da solo non si può vivere. Per essere cristiani c'è bisogno di una comunità. Allora io chiedo a me e a voi, sento il bisogno della comunità, ma sento il bisogno di servire la comunità? Posso dire che la mia comunità, che non è detto, poi vi faccio un esempio, che deve essere una massa. Matteo 18:20 dice, dove due o più sono uniti nel mio nome, lì sono io e lì è la Chiesa. Quindi bastano due che si vogliono bene. E il punto è questo, che si vogliono bene, ma non che si vogliono bene, io penso di averlo detto 50.000 volte. Come dire, seguendo i sentimenti umani, seguendo le scelte, con questo ci sto bene, con quello ci sto bene, da quello me ne vado, quello è fastidioso, eccetera, eccetera. Lo schiaffo che bisogna dare oggi al mondo è che è possibile vivere l'amore. Non abbiamo altro compito come comunità, questo, perché ciò che non è possibile nel mondo è amare, così come ha detto Gesù, dando tutto se stesso. Non è possibile, perché mancano gli aiuti che vengono dall'alto per poter amare come Gesù ha amato. A Pasqua che faremo? Ho visto la Vanini, che bello, dice là. Ma quella ha lavato i piedi è la stessa cosa dell'ultima cena ed è la stessa cosa della croce morta e risorta. È la stessa. Infatti Giovanni non ha il racconto dell'Eucaristia, cioè
quello che facciamo lo facciamo come Gesù ce lo chiede. Quello porta frutti. Allora, si torna indietro. Dopo aver parlato alcune volte, mi sono detto, adesso facciamo comunione. Cominciamo a costruire in qualche modo la comunità. E cioè cominciamo a vedere se quel modo di amare, noi non abbiamo scherzato, siamo andati nel cuore del comandamento dell'amore che Gesù ci ha dato. E Dio vi ha portato piano piano a capire di che tipo di amore stiamo parlando.
che noi amiamo, perché di colui che noi amiamo ci possiamo fidare. E allora non servono le domande. Vedete, qui stiamo dicendo quello che ho detto prima. La parola ci giunge se noi la accogliamo, fruttifica, ma fruttifica in una conversione del cuore e nel costruire insieme agli altri, fosse anche uno solo ancora, un modo nuovo di vivere. Il problema sta qui, nonostante il cristianesimo si sta vivendo come se Dio non ci fosse. La testimonianza, prima di andarci con il Signore, ci chiama, è questo, che la parola di Dio è possibile viverla con i dovuti aiuti, insieme ai fratelli. I fratelli ti scorticano e ti riempiono di paradiso. E quindi io non posso essere cristiano senza l'altro. Infatti il cristianesimo, se si guarda bene il Vangelo, è un prenderci dalla solitudine, dalla chiusura e metterci in una situazione di fraternità. E Dio ci dà l'aiuto a capire questo. L'altro pensiero di Papa Francesco. Dio è amore. E soltanto nella strada dell'amore tu puoi conoscere Dio. Amore ragionevole, accompagnato dalla ragione, ma amore. Ma come posso amare quello che non conosco? Amo quelli che tu hai vicino. E questa è la dottrina dei due comandamenti. Il più importante è amare Dio, perché Lui è amore, ma il secondo è amare il prossimo. Ma per arrivare al primo dobbiamo salire gli scalini del secondo. Per arrivare al primo, cioè a Dio, bisogna seguire gli scalini del secondo comandamento, amare il prossimo come noi stessi. Vedete, degli scalini, la conversione ha il ritmo della vita, non è un dono per sempre, ma amando tu scopri. E voglio ricordare questa parentesi, il Vangelo ci dice che a chi ama mi manifesterò. Se tu non ami, quindi c'è il cuore bloccato, Dio non si manifesta. Ma nel momento in cui cominci ad amare, ti manifesta un passo in più, un passo in più, un passo in più. Ma il secondo è amare il prossimo, ma per arrivare al primo dobbiamo salire per gli scalini del secondo, cioè attraverso l'amore al prossimo arriviamo a conoscere Dio che è amore. Soltanto amando ragionevolmente, non è un fideismo, c'è una buona ragione, ma amando possiamo arrivare a questo amore che Gesù ci dà come comandamento e come segno della sua parola, come segno dell'adesione a Lui. Ora, senza impressionarci, tutti hanno cominciato con piccoli passi. Tutti hanno cominciato con piccoli passi e senza aver vergogna delle difficoltà che abbiamo inizialmente di cominciare ad amare, per mille motivi. Perché siamo deboli. E nella misura in cui ci fidiamo e cominciamo di Dio e cominciamo ad amare, Egli ci dà forza di vivere ancora più bene.
lezioni fanno mille osservazioni. Ma così, ma così, ma così. Io lo capisco. Perché se non cominci ad aprirti, non ti arriva la grazia per poter arrivare a perdonare, per poter arrivare a pregare per il nemico, per poter eccetera, eccetera. Perché lì si pone lo stato rotto del nostro ragionamento, della nostra ragione non guidata dalla parola di Dio. Allora troverai tutte le scuse per non muoverti. Se volete vi do un suggerimento, a me è andato molto. Inizialmente ho cominciato così. Già che ero fresco di studio, giudicavo ogni cosa. E giudicare ogni cosa significa non metterti nella disposizione di prima amare, poi giudicare. Il contrario. Allora mi sono buttato. Mi sono buttato e non ho cominciato più a fare giudizi finando sulla parola di Dio. Ma ho detto, io voglio vedere se è vera, se funziona. Cose. C'era qualcuno che
volevo già prendere la parola all'inizio, mi aveva detto.